Consigliere May. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto desidero esprimere la mia solidarietà alle signore Francesca Santolini e Carmela Mazzarelli per il gravissimo episodio di violenza che le ha viste protagoniste settimana scorsa. Ora dobbiamo attendere le forze dell'ordine che facciano chiarezza, mentre tocca a noi amministratori, politici, uomini e donne, non far mancare il nostro sostegno. Conosco la dottoressa Santolini da più di 13 anni e la conosco molto bene per la sua caparbietà, la sua onestà e la sua forza di dire quello che pensa attraverso la sua penna, strumento usato per scrivere che spesso è più tagliente di una lama di coltello. Non conoscevo l'ex consigliera Mazzarelli prima di questo spiacevole episodio, tranne che imbattimi nel suo nome in qualche diatriba interna al suo partito, esternato sul social network Facebook. Leggendo i suoi commenti, mi sono fatto l'idea di una donna che canta fuori dal coro, anche con i suoi stessi colleghi di partito. Pensiero confermato dalle belle parole scritte per lei dal figlio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa, Nando, che proprio su un quotidiano l'ha definita Carmela la guastafeste di Buccinasco. Ben vengano guastafeste come la signora Mazzarelli. Tornando a noi, vorrei rivolgermi al nostro sindaco, chiedendole, almeno per questa volta, di non strumentalizzare quanto è accaduto, perché non sarebbe la prima volta che questo accade. Ricordo il timbro mafioso posto dal sindaco alla morte sospetta di un nostro concittadino al centro SNAI di via Roma, morte avvenuta per cause naturali, o il comunicato di solidarietà proposto dai consiglieri di maggioranza durante uno degli ultimi consigli comunali che non aveva senso perché nulla era accaduto. A mio avviso sarebbe stato utile e capillare realizzare manifesti in cui si esprimesse solidarietà a firma del sindaco per tutto il comune o a firma dell'intero consiglio comunale, oppure facendo un comunicato sugli organi di stampa o magari organizzando un incontro pubblico per proporre delle riflessioni al di fuori dell'ambito politico che una sede comunale ha. Siamo tutti consapevoli della gravità di questo successo ed è soprattutto in questi momenti che serve essere uniti. È per questo motivo che chiedo a lei, signor Sindaco, e al signor Presidente del Consiglio e ai miei colleghi di sottoscrivere un comunicato a nome dell'intero Consiglio Comunale che esprima la nostra vicinanza per quanto accaduto. Un atto, a mio avviso, che doveva essere fatto immediatamente. Attenderei tuttavia l'esito delle indagini delle forze dell'ordine prima di bollare quanto accaduto settimana scorsa come un atto mafioso, limitandomi in questa sede a condannarlo però aspramente. Per concludere, rinnovo la mia, oltre che dei miei consiglieri di partito, la più ampia solidarietà nei confronti della dottoressa Santolini e della signora Mazzarelli, augurandomi che si riprendano al più presto dal trauma subito, e le ringrazio per il loro impegno attivo, una nel raccontare con grande passione e serietà i fatti di cronaca del sud-ovest milanese, l'altra in prima linea nella lotta alle illegalità nella pubblica amministrazione. Grazie.